Una facoltà. Grazie signor Presidente. Intervengo in questa discussione generale sulla fiducia. La posizione che il mio gruppo esprimerà credo che sia ovvia. La specifico a beneficio di chi ci ascolta fuori da questa aula. Noi naturalmente voteremo contro. Mi limiterò a dare qualche argomento sia sul metodo che nel merito del perché voteremo contro e partirò da quella che potrebbe essere la lapide che verrà posta sulla tomba di questo governo al prossimo appuntamento elettorale. Avevano annunciato la lotteria degli scontrini, realizzarono la lotteria delle cartelle. Gli elettori riverenti posero. Sì, perché la lotteria degli scontrini è stata posposta al 1° gennaio, mentre il 15 ottobre partiranno 9 milioni di cartelle, un po' alla volta però, ci ha detto il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze. Partiranno con delicatezza, quindi qualcuno se le troverà nella cassetta della posta. In una situazione economica del Paese che è quella che sappiamo, e lo è anche perché questo governo, dal punto di vista del metodo, ha commesso un errore tragico, una tragica sottovalutazione dell'entità della crisi, che si è tradotta, anziché in pochi interventi incisivi, come è stata richiesta corale di tutta l'opposizione durante la discussione generale di ieri sul merito del provvedimento, in una specie di pioggerellina d'agosto di interventi più o meno fondati, più o meno utili. E qui si entra un po' anche, fatemi un attimo addentrare nel merito, ma se proprio si dovevano fare tanti interventi piccoli, ma ad esempio, no? Invece di venire qui in aula a piangere lacrime di coccodrillo sulle sorti delle attività che chiudono, non si potevano trovare 500 milioni per prorogare fino a fine anno il credito d'imposta sugli affitti non commerciali? Commerciali. Poteva essere una misura che avrebbe consentito a tante piccole attività di provare a resistere fino alla fine dell'anno nell'attesa che riparta l'economia. Ma invece no. Perché l'atteggiamento di questo governo è quello che ho già descritto, è l'atteggiamento della lotta contro i culachi, è l'atteggiamento della lotta ideologica contro la proprietà e in particolare contro la piccola proprietà, perché la grande proprietà, la grande finanza, in alcune anime, in molte anime di questa maggioranza un ascolto lo trova. Le voglio fare un esempio, signor Presidente, che non è tratto dal provvedimento in esame, ma che in qualche modo è l'epitome di questa filosofia di intervento. Abbiamo adesso in discussione, in commissione, credo che sia già stato, non so se è stato incardinato, ma un disegno di legge di misure per la rigenerazione urbana. Si sposa all'argomento che le ho portato, perché all'articolo 6 di questo disegno di legge, pensi che cosa si è inventata questa maggioranza? Si è inventata questa cosa. I comuni censiscono e mappano gli immobili commerciali localizzati nei centri urbani storici inutilizzati da più di 12 mesi e, rilevando il danno di immagine per la comunità dovuto al degrado urbano causato dal loro inutilizzo, possono modificare in aumento l'aliquota di base dell'IMU fino a 3 volte. Non so se mi sono spiegato, cioè un esercizio, un proprietario ha un negozio sfitto, per questa maggioranza è colpa sua e quindi gli triplichiamo l'IMU, perché così bastonandolo avrà incentivo ad affittarlo a chi, se nel frattempo una crisi di domanda senza precedenti e interventi non risolutivi da parte del governo fanno chiudere le attività commerciali. Cioè io vorrei, ma questa filosofia di intervento, cioè di uso del fisco prevalentemente in chiave punitiva, non ci deve stupire. Alla fine è la stessa filosofia dell'IRAP, la grande invenzione dell'onorevole Visco, che
penalizzando il costo del lavoro, pensava che gli imprenditori si sarebbero spostati sul capitale, sulle macchine, che questo avrebbe fatto aumentare la produttività. Sulla base dell'idea anti-imprenditoriale, anticapitalista, che l'imprenditore è un pigro, è un ricco, è un padrone, è un parassita che, diciamo così, tendenzialmente campa di rendita. Io, questi imprenditori, ci saranno anche, per carità, ogni cesto ha delle mele marce, tranne questa maggioranza, ben inteso, e quindi può anche essere che sia così. Gli imprenditori che vedo io sono imprenditori che ogni mattina si svegliano col desiderio di efficientare i propri processi interni, di migliorare il proprio prodotto, e che incontrano su questa strada tre ostacoli che questo governo non ha fatto nulla per rimuovere finora: lo stato pietoso delle infrastrutture, una crisi di domanda senza precedenti, già evocata, ma ricordiamola, e last but not least, per parlare come parlano al MEF, lo stato anche della giustizia civile, perché anche lì, anche quello crea grossi problemi al sistema imprenditoriale e in particolare agli investitori esteri. Non nomino per esempio l'ILVA, per carità di patria. Quindi, come dire, a fronte di tutto questo siamo nel solito provvedimento che parla di tutto perché non si possa approfondire niente e che si tramuta poi fatalmente nelle commissioni, perdonatemi il neologismo, spero che non venga censurato dalla Presidenza, in un marchettificio su cui poi si abbatte la mannaia della Ragioneria Generale dello Stato, espungendo o comunque, diciamo così, censurando perfino emendamenti che lo stesso MEF aveva proposto, il che tra l'altro pone un interessante tema istituzionale, ovvero se la Ragioneria Generale sia un'autorità indipendente dal governo e non sia un'articolazione del Ministero, perché, diciamo così, posto che non si parlino in quel palazzo, bisognerebbe decidere comunque chi comanda, e questo è un tema che lascio alla riflessione di tutti noi. Quindi queste erano brevi osservazioni che volevo fare, oltre alle solite: l'ennesima sfiducia, il governo non ci ascolta, non è vero, perché il sottosegretario Castaldi mi ascolta e gliene sono grato, eccetera eccetera eccetera, ma i problemi di metodo rimangono e sono questi. Comunque l'epitaffio io ve l'ho offerto, gli elettori presto lo apporranno sul vostro estremo riposo. Grazie, senatore Bagnai.